Siamo con Cristian Viani, oggi un 3-0 qua al campo del Sant'Elena. Cristian, raccontaci un po' questa partita, un 1-0, un primo tempo in cui avete avuto occasioni tutti e due, ma è finito 0-0, al secondo avete sbloccato su calcio di rigore, poi sì, il tuo gol. Diciamo che non era una partita facile sicuramente, in un campo del genere, cioè è impossibile giocare a calcio. Però noi siamo stati bravi a tenere il primo tempo, anche a creare le nostre occasioni. E poi nel secondo tempo abbiamo trovato il rigore, che secondo me c'era, poi c'era un altro pesce ancora che non l'ha dato. Però abbiamo sbloccato la partita al rigore e poi siamo stati bravi a tenere, a fare il 2-0, diciamo a metà del secondo tempo, poi a chiuderla col 3-0, siamo stati bravi, diciamo. Ecco, loro hanno bisogno di punti per salvarsi, per cui in questa partita hanno messo molto, molto impegno e molto coraggio. Sì, eppure certo, siete riusciti. Ogni squadra che si deve salvare è così, è durissima, poi in un campo piccolo ancora di più, però noi cercavamo i punti importanti per noi, per seguire lì alla prima, e l'abbiamo trovato, siamo stati bravi. Anche se capelli corti continui a segnare, quindi penso che non cambia niente. Diciamo facciamo che è buono e serve a me, serve alla squadra soprattutto. Ok, avete giocato molto ordinati, facciamo i complimenti per la partita. Il Samassi pare che stia vincendo, mancano il tempo di recupero, era sull'1-0. Okay, sarà una bella corsa fino alla vostra sfida diretta. Dipende sempre da noi, come dico io, poi si vedrà. Ok, in bocca al lupo allora per il proseguo. Crepi, grazie.